Ciao a tutti! Oggi prepareremo le mozzarelle in carrozza. Il tempo di preparazione della ricetta è di 1 ora e 30 minuti circa. Gli ingredienti sono per la besciamella, latte, burro, farina di tipo 00, sale, pepe, noce moscata e il prosciutto a pezzetti che è facoltativo. Per le mozzarelle, mozzarella tagliata a fette, pan carré tagliata a triangoli senza i bordi, uova, latte, pan grattato. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta preparando la besciamella. Mettiamo all'interno del boccale il burro ed azioniamo il bimby per 2 minuti, 100 gradi, velocità 1. Aggiungere la farina e azioniamo il bimby per 2 minuti, 100 gradi, velocità 1. Aggiungere il latte il sale, il pepe e la noce moscata. Facciamo cuocere per 8 minuti, 100 gradi, velocità 4. Aggiungiamo il prosciutto, che ricordiamo essere facoltativo, ed azioniamo il bimby per 30 secondi antiorario, velocità 1. La besciamella è pronta, a trasferire in una ciotola. Adesso inizieremo a preparare le mozzarelle. Per prima cosa sbattiamo le uova che ci servono per la panatura. Prendere una fetta di pan carré, mettere un po' di besciamel, mettiamo la mozzarella, chiudere con l'altra fetta, schiacciare bene, bagnare prima nel latte, poi nell'uovo e poi infine nel pan grattato. Mi raccomando, paniamo bene le mozzarelle. E proseguiamo così. Dopo aver preparato le mozzarelle, friggere in abbondante olio caldo. Mozzarelle in carrozza. Grazie e alla prossima ricetta!